Andiamo, signor Miles, il tempo è tiranno. Bentornati su Kiwi Game. Questo è il risveglio di Desmond la mattina seguente. Sì. Dov'è Lucy? Ah, tranquillo, ci raggiungerà presto. Perché fate tutto questo, Doc? Che cosa sperate di ottenere? Ha acceso la televisione di recente. Ho letto il giornale. Non mi interessa molto quella roba. Allora, permetta che le faccia un riassunto. Il mondo è nel caos. È patetico, davvero. Se ne sarà accorto di persona. 1000 anni la separano dal suo antenato e la società è rimasta altrettanto barbarica. Altrettanto stupida. E voi cosa cercate? L'ordine, signor Miles. Il mondo ha bisogno di ordine. È questo a cui aspiriamo, ed è questo che lei ci sta aiutando a ottenere. Si aspetta che io creda che stiate costruendo un domani migliore. È esattamente ciò che facciamo. La razza umana ha bisogno di una direzione. Vuole sapere perché è qui. Che cosa dovrebbe fare? Ebbene, noi glielo diremo, e quando avrà capito come vivere la propria vita, tutto sarà migliore. Migliore come? La fine di tutti i conflitti, grandi e piccoli. Non è ciò per cui vi adoperate voi assassini? La pace in ogni cosa? Gliel'ho detto, non sono un assassino. Certo, certo. Ancora non capisco cosa c'entro io. Col tempo, signor Miles, col tempo capirà. Oppure no, a me non importa, purché lei ci mostri dov'è. Dov'è che cosa? Scusate il ritardo, siamo pronti? Sì, andiamo. Pronti per cosa? E quindi ci tocca tornare. Non vedo niente a fare. Sdraiati, Desmond. Oh, mamma mia. Stenditi, per favore. Eccomi qua. Pronto a lavorare, Desmond? A lavorare? Che mi pagate? Non sapevo che l'ho pagato. La spada corta è ottima per difendersi rapidamente da più nemici. Hai agito bene, Altair. E confido che questo sarà solo il primo di molti successi. Tamir ha detto di conoscervi bene. E che il mio lavoro ha un significato più ampio. Il significato non deriva da un solo atto, ma dal contesto nel quale viene compiuto, dalle conseguenze che genera. Allora c'è altro che dovrei sapere. Altair, il tuo peggiore fallimento è nato dal sapere troppo. Se scelgo di celarti delle informazioni, è solo per garantire che tu non compia lo stesso errore una seconda volta. Capisco. No, non capisci. E continuerà così finché non avrai appreso la lezione. Tuttavia hai agito con competenza, pertanto ti restituisco un rango e un pezzo del tuo equipaggiamento. Ora va, ad Acri o a Gerusalemme. In entrambe le città ci sono uomini che richiedono le tue attenzioni. I capisede ti diranno altro su ciò che deve essere fatto. Rango 2, spada corta. E c'ho il contrattacco. Direi finalmente. Finalmente ho il contrattacco. Scusi. Cosa fa quel che pazzo? Dio lo sa, è andato fuori di sé. Altair,
Pare che i miei allievi non comprendano bene come maneggiare una spada. Potresti dar loro una dimostrazione? Perfetto. Che maestria! E questo, ragazzi, è come dovremmo tutti combattere. Bene. Avrai da fare? Capisco. Starà scappando da qualcosa. Questo punto di osservazione, signore e signori. Ma direi che questi gameplay sono ottimi per i ragazzi dai 22 anni in giù, che non hanno mai giocato, non sanno l'origine di questa saga. Magari giocano per la prima volta Origin, non sanno dove è nato tutto, le origini di questo gioco, questa saga, perché è una saga per un motivo. Quindi credo che sia interessante sapere tutto ciò. Però poi ma sono francese, perché? Non lo capite, perché? Ho tanto giocato con tedeschi, ma sono dei film francesi. Misteri alla fine, comunque. Punto osservazione raggiunto. Aspettiamo un attimo. Magari uccidermi il cavallo, scusa. Lo vedo! È là!
Chi è responsabile di ça? La persona responsabile, sì. Sarebbe impossibile. Chi è responsabile di ça? Nell'altro account, questi qua sono tedeschi. Parlano tedesco. Non parlano francese, vabbè. Diciamo che non è una cosa fondamentale che lingua parla. Brûlera en enfer. Diable incarné, je vais libérer ton âme. Ton âme brûlera en enfer. Non dovrebbe essere troppo difficile. Puoi non farmi ridere. Diable incarné, je vais libérer ton âme. Je suis l'épée du Seigneur. Toi maudit. Je suis l'épée d'un... L'ha trovato! È qui! Sei qui! Tutti questi morti. Il vecchio sta per mettermi... Bene! Dove sei? Patetico! Il vecchio sta per metterci a piangere! Bene! Dove sei? Fatto male! Chi
Chi è il responsabile? Basta, vi prego, mi fate male. Vattene, pezzo. Patetico. Il vecchio sta per mettersi a piangere. Si sta davvero sfidando. Chi l'ha fatto? Questo era l'ultimo? Spero di sì. Però meglio non correre rischi. Tornerò a casa. Chi è stato? E non credo neanche che ne uscirò molto presto. Mi avete reso una cortesia, giovane. State certo che non lo dimenticherò. Questi sono proprio tempi bui. Eccomi, caro Luigi. Bene. Dove sei? Cosa è successo qui? Niente. Stiamo pregando, per favore. Bene. Dove sei? Cosa è successo qui? Non avete conto come vivevano quei tempi? La mia famiglia è malata e morirà. Avete qualche moneta? Non fatemi del male. Non hai motivo di stare qui, sparisci. Molto divertente, davvero. Basta. La tua presenza. Mi fate male. Mi scusi, Pagano, mi hai fatto male. Però la caga. Questo era l'ultimo? Spero di sì. Però meglio non correre rischi. Tornerò a casa. E non credo neanche che ne uscirò molto presto. Mi avete reso una cortesia, giovane. State certo che non lo dimenticherò. Molto bene. Cos'è successo a questo poveretto? 2:12. Che motivo? Cos'è accaduto qui? Cosa c'è? Cosa mi piglia? Non c'è la finestra qua. Ok. Vattene da qui. Mi sono andato, vedi? Non mi vedi più. Ma che strano. Santo cielo, che cosa sta facendo? Ho travolto una persona. Dovrebbe smettere. Che mi fa sedere? Qualche spicciolo!
Hai saputo di Alain? L'arciere a guardia dell'ala est. Il fratello di quel poveraccio si è beccato una freccia nella gola. Dubito che supererà la notte. Come fa a lavorare sapendo ciò che accadrà? Va visita al fratello spesso. Così, quando posso, lo copro. Non in questo momento? No. Ho una faccenda di famiglia da sbrigare. Meglio per lui che il medico non sappia della sua diserzione. Non lo saprà, se tieni chiuso il becco. Tranquillo, so tenere un segreto. Bim. Siamo qua. C'è una cosa vicino a me. Stessa procedura di prima. Vattene, bivolco! Se doveste cadere in questa missione, andate a pregare! Chiedete aiuto a Dio! Se il vostro cuore è puro, egli risponderà di certo! Siete morti! Siete soldi! Volete smetterla? Senza il nostro sostegno, il corpo e i tuoi uomini non possono liberare la parola! Cosa diavolo? L'accesso a quest'area è vietato. Vattene. Fortuna che sono miopi. E non ci vedono da un tetto all'altro. E si va. Credo che tutti gli episodi che farò, che io ci sarò circa un'ora e passa. Perché non provare a scappare, vecchio? Non hai scappo? Se gli episodi sono troppo lunghi. Vecchio stolto! Che cosa? Vecchio stolto! Non fatemi del male, vi prego! Guarisci, monaco! Aiuto! Qualcuno mi aiuti, vi prego! State alla larga! Qualcuno ci rimetterà la testa! Peggio un tuo! Vai via! Grazie, ragazzo! Vorrei solo che i miei figli avessero la metà del vostro coraggio. Ai figli? Farò in modo che sentano questa storia e imparino che cos'è un vero eroe. Sono sorpreso dal fatto che lei abbia figli, però... Questi sono proprio tempi buoni. Come osi rubare in mia presenza? Pagherai con la vita! Spostati! E mi fate questo? Mi fate questo? Non mi fate questo? Oggi la fortuna mi arride. Dio solo sa quali nefandezze intendevano commettere. Le nefandezze. Quegli uomini, è un bene che siate giunto in tempo, straniero. Vedrò di informare mio marito del vostro coraggio. Cos'è accaduto? Chi sarà stato? Oh no! Che orrore! Chi ha ucciso questa persona? Meglio smetterla di comportarsi come...
Che motivo avrà di fare così? Oh, c'è la bandiera lì. Bene. Dove non so sei? Se c'è la possibilità poi di... Dove sei? So che sei... Morta il pagano! Non puoi sfuggire! Boh, perché credo che saranno gameplay lunghi e molto didattici, poco poco movimentati, specialmente questo primo Assassin's Creed. Credo che il più tanto su Origin in foto. Ragazzi, attenzione, potresti tagliare. Giocare in finestra, specie di ladro. Ti insegno io a rubare. Assassino! Non fatelo scappare! Così di un uomo! Pagherai con la vita! Ciao, signora. Grazie. Non hanno detto cosa volevano. Ho visto le tenebre nei loro occhi. Prossima missione. Mi dispiace di non aver nulla da offrire in cambio del vostro sacrificio, ma farò in modo che i miei fratelli sappiano che siete un amico. I fratelli in questo caso. Ma che... Oh, no. Che orrore. Lei dice che orrore. Boh. Non so che cosa devo prendere. Saliamo. Saliamo, non so quale migliore. Perché si comporta in modo così assurdo? Che non sai, non sai salire, scusa. Pagano! Non puoi scappare per sempre! Non puoi sfuggire! Chi è il responsabile? Veramente non capisco. La missione qua sotto. Sarò sicuro che qui in giro troverete qualcosa di utile. Ma da che parte ci entri in questo posto? Ho qualche... Santo cielo! Sì, è proprio... Ma... Che succede? Cosa state facendo? Che cosa ho da offrire? Brava gente, la vostra ricerca è terminata! Qui troverete tutto quello di cui potete avere bisogno! Avreste potuto uccidermi, stolto!
Io devo rifare il giro di qua. Venite, venite tutti, ho un sacco di cose in vendita. Udite, udite, solo per oggi. L'avete visto? Tutti i prezzi. No! Venite! Non capisci un cazzo. Lasciatemi stare. Sta attento, stolto. La tua presenza qualche mi infastidisce. Spicciolo, vi chiedo solo qualche spicciolo. Vattene, bivolco. Ma ho bisogno di soldi, signore, sono po'.